Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, oggi siamo qui perché giustamente poi in tanti mi hanno chiesto il video dalla macchina, perché dalla macchina ci si sfoga meglio quando ci sono queste situazioni, quindi giustamente oggi faccio anche il video dalla macchina. No, vabbè, siccome sulla vicenda Tonali, ma più in generale sulla vicenda nostra, della nostra società Milan e del mercato, c'è ovviamente tanto da dire, quindi non bastava un video, nel frattempo mi sono venute in mente cose e quindi oggi mi fa piacere condividerle con voi e anche eventualmente leggere appunto i vostri commenti e rispondere. Detto questo ragazzi, volevo prima di partire ricordarvi che ieri sera è uscito il secondo episodio dei video provini dell'Aurora Vedano con lo zoccolo duro. Andate a vedervelo perché è molto interessante, divertente. Tra l'altro dalla prossima settimana ragazzi, i provini diventeranno delle sfide tra più giocatori, perché siccome in tanti mi avete chiesto di fare il provino, alcuni di voi sono già venuti a farlo e hanno fatto delle vere e proprie sfide con gli youtuber, quindi ci saranno video dove c'è lo youtuber ma anche il personaggio diciamo non conosciuto che però si è proposto per giocare nell'Aurora Vedano, quindi è stra interessante. Abbiamo trovato anche dei talenti davvero interessanti, devo dire, e quindi vi invito a seguire questa serie di provini che regalerà soddisfazioni. Detto questo, vi lascio il video comunque nelle schede, inizierei a partire con il discorso. Allora, mi rendo conto che molti non comprendono appieno il discorso un po' romantico del calcio, come lo intendo io. Forse i più giovani, forse quelli che di vittorie poi al netto di tutto ne hanno viste poche, e quindi forse anche un po' quello, non aver vissuto davvero mai una squadra diciamo che si sia tramandata di anno in anno con lo stesso scheletro che ha vinto tanto, e quindi probabilmente fai anche un po' più fatica a comprendere quello che io intendo. Io il Milan di Ancelotti, che comunque aveva uno scheletro solido e che ha vinto tanto, me lo sono goduto tutto. Prima di Ancelotti, qualcosina anche prima, e insomma di bandiere o comunque di giocatori, non bandiere ma rappresentativi per molti anni e quindi simbolo della squadra, ne ho visti tanti. In generale la riflessione che volevo fare era più ad ampio raggio, cioè della serie: secondo voi cos'è alla fine la cosa che ci fa diciamo innamorare del calcio, che ci fa piacere il calcio? Per quanto riguarda me, ve lo dico io perlomeno, secondo me alla fine sono le storie di calcio. Cioè, quando senti l'intervista all'ex calciatore che va in TV a parlare, piuttosto che nei podcast, noi stessi abbiamo fatto Calcio Champagne qualche anno fa, dove andavamo a intervistare personaggi più o meno del mondo del calcio o affini, e dove alla fine la cosa bella era sentire gli aneddoti, le storie. Storie belle perché? Perché partono dal nulla, da una crescita e arrivano a un traguardo, no? Quelle sono le cose belle del calcio, quelle che poi ci danno senso d'appartenenza anche a una squadra piuttosto che all'altra, che ci fanno innamorare di una storia piuttosto che all'altra e di una squadra piuttosto che dell'altra. Quello che io intendo è proprio questo. Tonali era una bella storia. Tonali, perché molti dicono vabbè, mo esagerati, bandiera del Milan, pilastro del Milan, cosa ha fatto? Sì, era tifoso del Milan da bambino, poi adesso ha deciso di accettare un'altra offerta, ok. Oddio, Tonali, cioè, insomma, c'è la sua foto da bambino con la maglietta rosso-nera, è stato tutto un percorso per il quale lui comunque è stato disposto a ridursi l'ingaggio. Anche su sta cosa ho sentito ragionamenti che non stanno né in cielo né in terra, ma basta con questa storia, è stato il Milan a dirgli questi sono i soldi, se vuoi accetta, se no sì. Ma sta di fatto ragazzi che lui prendeva tot, ha deciso pur di stare al Milan di prendere meno. Non so quanti di voi poi l'avrebbero fatto al netto di tutto, no? Se magari c'erano anche altre squadre che offrivano di più, perché c'erano altre squadre che offrivano di più. Quindi lui però comunque ha deciso di restare al Milan. Beh, non esiste, penso, in nessuna azienda del mondo un dipendente che va e chiede all'HR o ai manager: scusate, mi abbassate lo stipendio per favore, no, perché prendo un po' troppo. Ma dove l'avete mai vista sta storia? È ovvio che non è che adesso lui arriva, chiede di abbassare, però intanto l'ha accettata come cosa, che mi sembra già comunque un qualcosa.
cioè, una dimostrazione d'amore. Per quello non credo adesso al fatto che tutti si siano rimbambiti, e che è ovvio, sono tanti soldi, però quella rimane una bella storia. E vi dirò di più prima di arrivare poi ai prossimi punti. Il discorso è proprio quello, i giocatori di adesso che stanno andando in Arabia per soldi, che passano da una casacca all'altra, magari anche di squadre rivali, senza remore, per prendere qualche euro in più, che basano tutti i ragionamenti intorno ai soldi, come molti di voi fanno, per amor del cielo, è un punto di vista. Però che storie avranno da raccontare quando saranno vecchi, o comunque quando saranno troppo vecchi per giocare a calcio? Quando andranno nei podcast o in TV, cosa racconteranno delle loro bellissime esperienze in Arabia? Ah, quella volta che affrontai l'Al-Hilal, che bello, che bello, quel derby all'ultimo minuto con l'Al-Hilal. Non ne frega un cazzo a nessuno. Perché? Perché le storie di calcio sono belle anche per l'amore che c'è dentro, per la passione, per la fede nei colori. Ripeto, noi per cosa tifiamo? Per quello, per il senso d'appartenenza, per la fede dei colori. Quindi è normale, concedetemi un po' di tristezza e concedetemi di poter esprimere nel video anche che ho fatto ieri, e in generale se ne voglio fare altri 10, lasciatemi esprimere la mia tristezza di tifoso che segue il calcio per quello. No, perché adesso sembrano tutti economisti, no? Cioè adesso sono tutti esperti di economia, poi magari andate a scuola in matematica ci avete 4, però sono tutti esperti di economia. Sono tutti lì a farti il discorso della plusvalenza di questo, di quell'altro, ma a me non me ne frega nulla, a me interessa il calcio, a me piace il calcio, poi è normale, non è che sono scemo, non me lo dovete certo spiegare voi il perché quell'offerta è alta, il perché è conveniente per la società fare quella cessione. È ovvio che a livello economico sia un'operazione perfetta. È conveniente, certo, nell'immediato, perché poi nel futuro, se tu smantelli, non è detto che sia così conveniente, perché poi negli anni, se vincere aiuta a guadagnare, se non vinci non lo so. Quindi insomma è tutto da vedere, perché poi ricordiamoci le grandi cessioni anche di Thiago Silva e Ibra, a cosa ci hanno portato poi in passato, anni di buio, dove poi si è fatto il rosso, il debito della società. Quindi comunque bisogna vincere per continuare a rimanere lì, se no anche i guadagni e i giocatori che adesso si sono messi in luce. Perché si sono messi in luce? Perché hanno vinto. Perché Tonali avesse fatto 3 anni ad arrivare settimo in classifica, non penso gli avrebbero offerto 80 milioni, no? Quindi questo è un altro discorso. Però adesso mi piace che siete tutti esperti di economia, siete tutti lì a fare i conti in tasca, manco li dessero a voi gli 80 milioni, e va bene. A voi piace così? Per l'amor del cielo, ognuno poi si fa piacere le cose a modo suo, ma ripeto, ma non potete rompermi le scatole se io esprimo tristezza, perché comunque il calcio è stato anche altro. Sarà cambiato? I tempi cambiano, il calcio moderno è un'altra cosa? Ok, va bene, ma non sono mica scemo, ripeto, lo vedo anch'io. Però lasciatemi dire che a me piaceva di più prima, poi senza contare che comunque il calcio sarà anche cambiato. Ma comunque finché c'era Maldini i giocatori intoccabili non si toccavano, punto. Cioè non sentivi mai che arrivava, o se sentivi che arrivava una mezza offerta per un Teo Hernandez o per un giocatore importante, dopo un giorno non ne sentivi già più parlare. Perché? Perché evidentemente Maldini era riuscito proprio a fare quella roba lì, nonostante il calcio moderno, nonostante tutto quello che volete dirmi voi su questo discorso, comunque lui era riuscito a mediare. Cioè una figura come Maldini ha portato giocatori come Teo Hernandez, come altri giocatori, a scegliere la casacca rossonera proprio per la storia che vi dicevo prima. Spero che seguiate il filo del discorso, perché poi commentare a caso è facile, cioè perché poi uno non ascolta mai niente e dice sì, ma stai zitto, 80 milioni da far subito, punto. No, vabbè, ok, ascolta anche il punto di vista di qualcuno che magari dice qualcosa di diverso. Io ti sto dicendo, Maldini era riuscito nel difficile compito, che quindi prevede anche degli errori, perché ne ha fatti gli errori, però era riuscito comunque a mediare tra la passione, tra la fede, tra l'amore per i colori rossoneri, tra la voglia quindi di rendere i colori rossoneri vincenti come lo erano una volta, con il calcio moderno e quindi con tutto quello che comporta, tra appunto bilancio in ordine,
quindi il fatto di non poter spendere e espandere che ti porta inevitabilmente a fare degli errori di valutazione, perché a quel punto devi andare a prendere magari un parametro zero, un giocatore in prestito o dei giocatori che costano poco, e non sempre trovi Kalulu, a volte trovi anche gli Origi, però quello fa parte un po' del rischio del mestiere, no? Però non gli puoi dire nulla, non gli puoi dire nulla, perché la gente fa troppo in fretta a dimenticarsi che noi dopo anni di buio comunque abbiamo vinto lo scudetto e abbiamo fatto anni di crescita uno dopo l'altro. E andate a rivedervi i nostri piazzamenti, i nostri score, le nostre statistiche, siamo cresciuti in tutto e per tutto, anche nel valore della rosa. Se questa rosa vale così adesso è anche per merito di Maldini, che l'ha portata a essere una rosa anche vincente. Quindi io continuo a tornare su quel punto lì proprio per questo motivo qua. Punto. Cioè, perché il calcio che piace a voi intendo non tutti, perché lo so che poi molti di voi in realtà la pensano come me, ma il calcio che molti adesso giustificano, decantano come se fosse così, punto e basta, è stato giusto, grande operazione della società, certo, va bene, però il calcio che piace a voi, basato sui numeri, freddi numeri, sui valori, sui soldi, è quello che porta i tifosi del Paris Saint Germain a fischiare Messi. E questo è l'esempio più calzante che potessi farvi. Perché? Perché Messi è una leggenda, è la storia, non è una storia, è la storia del calcio moderno. Eppure quelli lì sono arrivati a fischiarlo, capito? Tu non puoi fischiare Messi. Cioè, vuol dire che... Ma perché lo fanno? Ma perché non hanno storia. Perché la storia e l'identità di un club non la compri coi soldi, non la compri coi soldi. Il calcio avrà sempre un aspetto che rispetto ad altre aziende dovete inculcarvi, perlomeno il calcio dove c'è affetto e amore dei tifosi. Poi probabilmente se continuiamo su questa strada questa cosa svanirà, sarà tutto uno spettacolo basato appunto su chi c'ha più soldi, e non lo so francamente dove può andare a finire un calcio basato su sta roba qua, dove un giovane magari di 26-27 anni decide di andare a giocare in Arabia perché gli offrono uno sproposito. Va bene, ma l'identità non si compra, ragazzi. Perché una squadra come il Paris Saint Germain non ha storia, i loro tifosi vanno a fischiare Messi? Perché non esiste, perché non l'hanno mai provata, perché non l'hanno mai costruita. E quindi chi è che la tramanda lì dentro? Nessuno. Sì, compro 80 milioni, prendo il giocatore, sì, ma non è automatico, che è la dimostrazione lampante che non basta poi spendere per vincere, che non basta basarsi solo sui numeri, le statistiche o sui soldi per vincere, punto. Noi abbiamo vinto sempre tanto proprio per il blasone, ripeto, e molti diranno che è una cazzata il DNA Champions, però quella roba lì vi ho già spiegato mille volte che invece esiste, come, perché si tramanda tramite figure come i Maldini, come le persone che stanno da tanto tempo in società e dove anche i muri sanno di vittoria, dove tu arrivi lì e il mindset è devo vincere perché ho su la maglia del Milan. E per questo poi tutto il discorso filosofico, che vi può piacere o meno, secondo me mi porta a dire erano tantissimi soldi per Tonali, obiettivamente per quel tipo di giocatore lì ci sta a darlo via, se tu guardi i freddi numeri ci stava, cioè obiettivamente è forte Tonali, per me gli hanno offerto così tanto anche perché è giovane, di prospettiva è già forte, è già un giocatore titolare, però comunque ha davanti anni e anni e anni dove può crescere, dove può diventare ancora più forte, e quindi hanno fatto un investimento, infatti gli hanno fatto un contratto di 6 anni, però comunque come dire, erano tanti soldi, quindi in Italia, perché già poi in realtà in Premier è un'offerta più o meno in linea con tante altre che abbiamo visto, pensate a quanto è costato Maguire allo United, però comunque ci sta dal punto di vista economico che il Milan decida di dare via un giocatore di quel tipo lì per 80 milioni, non ci sta il momento storico, perché comunque perché ovviamente il tifoso del Milan si arrabbia, oltre la premessa che vi ho fatto bella lunga di tutto questo video, ma perché comunque arriva anche in un momento particolare, in un momento dove tu, cioè non è che sei a fine ciclo dove tu dici vabbè comunque Tonali ha vinto tanto col Milan, è arrivato a fine di un ciclo, ha fatto tanti anni da noi, se c'è bisogno di rinfrescare arriva una bella offerta, ok, rosso nero quanto vuoi, devo fare questa scelta dolorosa ma la faccio. In passato abbiamo assistito agli addi di Kakà, di Feva, abbiamo sofferto anche lì, però non c'era quel senso di smantellamento che c'è adesso.
Cioè adesso è arrivata una nuova proprietà che in breve ha buttato via tutto quello che ha fatto Maldini, l'ha cacciato e ripeto, molti da fuori che tifano altre squadre non lo capiscono, ma per noi quella roba lì è dolorosa. Perché? Perché Maldini dopo tanti anni ci ha riportati a vincere. Cioè non si può trascurare sta roba qua, ragazzi, per un anno dove sbaglia l'acquisto di De Ketelaere, allora oddio Maldini è un cretino. No, Maldini ci ha portato a vincere dopo anni di schifo, dopo anni che noi tifosi veri, perché poi ripeto, magari c'è chi poi negli anni dove arrivavamo settimi le partite non le guardava, quindi fa in fretta poi a giudicare. Io ero sempre lì a soffrire, a sbroccare anche quando arrivavamo settimi, quindi poi è normale che ti arriva Maldini, ti riporta un po' di DNA Milan, ti riporta un po' di sicurezza, ti fa capire che ci tiene, instaura un rapporto clamoroso con i giocatori, riesce a portare dei giocatori solo per il suo blasone, solo perché si chiama Paolo Maldini, gente come Teo Hernandez ha deciso di venire al Milan. Caspita, poi è normale che te lo cacciano così da un giorno all'altro, è come se ti strappassero di dosso una roba, te la strappano così. Senza proprio neanche stare a vedere il perché, il per come, il perché a te potrebbe dispiacere, non me ne frega niente, bam, te lo strappo via, e via Maldini. E poi dopo Ibra, vabbè, l'addio, ok, ci sta, 40 anni, e anche lui ha chiuso un suo ciclo. Poi dopodiché, dal nulla, così, in un giorno, perché poi è durata un giorno la roba, poi è già arrivata a conclusione, ti strappano via anche Tonali, che era l'unico altro simbolo di milanismo rimasto. Caspita, permettetemi un po' di tristezza, perché sembra tutto normale, non lo so, sarà normale per voi. Poi, si può vincere così, può essere una mossa che in realtà, perché poi molti hanno detto, vabbè, però il Milan, in realtà molti ci invidiano addirittura l'aver fatto questa operazione in uscita, perché dicono adesso il Milan può investire alla grande, ha a disposizione un budget importante con il quale, volendo, ti rifai la squadra. Ripeto, poi molti, come ho detto anche nel video di ieri, citano il Napoli che ha svenduto tutto per rifare la rosa, ha vinto lo scudetto. Io a riguardo vi cito Caressa, che ho sentito ieri in un pensiero che mi è piaciuto, nel senso che ha detto, secondo me è una cosa giusta, nel senso che lui fa, questa è un'operazione che conferma, vabbè, come già abbiamo detto mille volte, il fatto che ormai siamo diventati un po' il discount d'Europa, dove comunque i giocatori si valorizzano per poi cederli all'estero, non c'è più modo di competere a livello economico con certe offerte da capogiro. Si può vincere lo stesso in questo modo? Sì e no, nel senso che lui dice vedremo probabilmente tante squadre lottare per il vertice. Perché? Perché ogni anno, se tu devi ripartire da delle non certezze, perché il Milan per forza di cose dovrà prendere tanti giocatori, che dato che c'è da rifare praticamente tutto il centrocampo e non solo, è normale che poi non potrai prendere tutti i giocatori affermati, dovrai prendere dei giovani magari di buone speranze che potrebbero esplodere o no. Quindi questo ti porta a dover fare programmazione, a dover fare delle scelte oculate, e non sempre questo riesce, per quanto tu possa fare delle scelte super pensate, super valutate sulla base di statistiche, di tutto quello che è, però comunque puoi sbagliare facilmente, perché non potendo permetterti di avere il giocatore affermato devi sempre andare a scommettere su delle cose. Cioè il Napoli bene o male ha fatto un po' la stessa cosa, ti devono andare bene i vari Kim, Kvaratskhelia, tutti quei giocatori che poi sono esplosi nel Napoli quest'anno e che hanno fatto questa stagione anche inaspettata, perché all'inizio dell'anno scorso ditemi chi si aspettava un Napoli così. Però hai azzeccato l'anno, hai azzeccato tutte le scelte, ti sono girate bene, è andata bene. Non è detto, giocando sul filo del rasoio in questo modo, che le cose vadano sempre così. La dimostrazione è Maldini con De Ketelaere, e dove tu punti su quel giocatore lì, che se fosse stato il crack che davvero ci si aspettava, il Milan vinceva ancora lo scudetto, però non è stato così. E sei arrivato quinto, quarto solo per la penalizzazione della Juventus. Quindi è così, la dimensione in cui siamo è quella lì. Si può vincere, certo, tu puoi cedere Tonali per 80 milioni e poi comunque vincere? Ma certamente che puoi farlo, però devi azzeccare tutte le scelte in maniera perfetta. Per il resto, per i nomi che sento, per le cose che sento, io francamente sono anche un po' perplesso, perché ripeto, dopo tutto quello, cioè questa società qua, io voglio, come dite voi, avere fiducia, aspettiamo e vediamo come va, ma certo, aspettiamo e vediamo come va, però è normale che comunque fai fatica ad avere fiducia.
perché comunque vedi che vendono Tonali dopo già tutto quello che è successo, dopo la scarsa fiducia dei tifosi che si sono fatti sentire in tutti i modi, e tu mi vendi anche Tonali e non hai già un sostituto pronto, perché si fanno tanti nomi di giocatori come Frattesi che manco fanno il ruolo di Tonali. Però scommetto che prima che arriveremo adesso a sostituire Tonali in rosa passerà non so quanto tempo. Ma in ogni caso non ti danno la sensazione di avere già il piano B, no? Cioè c'è la sensazione di disorganizzazione, anche perché Tonali è stata la cessione forse nel ruolo proprio dove meno abbiamo profondità di rosa. Noi in questo momento abbiamo solo Krunic e Pobega schierabili, perché Benasser è infortunato e rientrerà a stagione già bella che è iniziata. Quindi noi dobbiamo rifare tutto il centrocampo. E quindi voi mi dite, con 80 milioni il Milan si rifà la squadra. Potevo dirvi sì se avevamo già un centrocampo che andava, se Tonali non era imprescindibile sostituirlo, e tu dici che con quegli 80 milioni mi vado a prendere la punta che mi mancava, l'ala destra che mi mancava. Ma con 80 milioni, se tu devi rifarti il centrocampo, inizi a spenderne 40 per Frattesi, 12 vanno al Brescia, cosa ti rimane? Col resto che hai ti puoi prendere un giovane di buone speranze, e hai già speso quegli 80 milioni, ammesso che la società voglia spenderli tutti, cosa che io non penso proprio, perché secondo me la società quei soldi lì non è che li ha incassati per spenderli tutti, ne spenderà una parte, e se ne spenderà una parte evidentemente comunque sarà difficile fare un centrocampo di giocatori già pronti, anche perché poi ragazzi ridi e scherza, tra l'altro adesso io non so come siamo messi esattamente, perché non sono uno statistico come molti di voi, ma io non so bene per le liste UEFA, cioè io immagino lo sappiano per l'amor del cielo, sono professionisti che lavorano al Milan, però comunque per le liste UEFA Tonali italiano, cresciuto in Viva Italiani, da quello che so io è una pedina fondamentale, soprattutto in una squadra dove poi non abbiamo molti italiani. Questo è un'altra cosa che mi fa dire cazzo, ma proprio Tonali dovevamo dar via. Quindi anche lì sono proprio curioso di vedere, perché poi devi andarlo a sostituire con dei giocatori italiani. Stiamo a vedere ragazzi, non ci resta che stare a vedere e aspettare che dopo tutte queste notizie negative arrivi anche, cioè adesso voglio dire, chiudiamo, diciamo che ci vuole adesso per i tifosi quella notizia, quella cosa che ti fa dire oh, una boccata d'ossigeno, ok abbiamo sofferto tanto, però adesso guarda chi è arrivato, guarda che abbiamo preso, guarda che stiamo prendendo, oh finalmente si muove, mi fanno vedere che hanno un'idea, perché il problema qua è che non c'è l'idea, non c'è la strategia sotto, cioè qui l'idea che ti danno è proprio quella lì, andiamo a sondare dei giocatori delle mezzali e giochiamo col centrocampo a due, ma cosa vuole fare questa società, cosa vuole fare Pioli, con che modulo vogliamo giocare? Quindi è questo, questa sensazione proprio di che non ci sia nulla di programmato se non il vendere, guadagnare, arraffare il più possibile. Spero non sia così, io sarò sempre dalla parte del Milan e ti farò sempre il Milan a prescindere da come vado, ovviamente, perché sono un fesso. Va bene ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, anche stamattina lo sfogo è andato. Vi ricordo di andare a seguire i provini dell'Aurora e di supportarmi su questo progetto ragazzi, perché ci saranno tanti ospiti, sia youtuber, creator, ma anche di altri mondi, e quindi mi fa piacere farvi vedere questa cosa, questa piccola serie estiva in attesa della nuova stagione dell'Aurora, anche perché non è un bluff, noi davvero poi da questi provini tireremo fuori delle pedine da inserire in squadra, e quindi sarà interessante anche perché darò anche un po' cioè la voce a voi per farmi dire che cosa ne pensate, chi inserireste voi nella già attuale rosa dell'Aurora. Quindi pensiamo un po' al calcio vero, che quello dei soldoni ci ha rotto le scatole. Ciao a tutti ragazzi, buona giornata.